TTG Travel Experience Rimini edizione 2024, siamo alla 61esima edizione di questa che è sicuramente una delle manifestazioni di riferimento a livello internazionale per quanto riguarda la proposta turistica italiana e non solo, la proposta turistica mondiale. Noi siamo naturalmente al padiglione della Regione Marche per raccontarvi un po' che cosa la nostra regione sta proponendo in questa importantissima manifestazione. Siamo molto soddisfatti, abbiamo portato qui al TTG circa 70 operatori del turismo che quindi hanno l'occasione di proporsi con business matching e con un'agenda veramente importante a questo evento, e abbiamo raccolto un grado di soddisfazione anche da parte degli operatori. È stata dedicata molta attenzione proprio alla loro attività, per far conoscere ovviamente la regione e la sua caratteristica poliedrica che ci contraddistingue, quindi una regione che può offrire veramente un crocevia di esperienze tra cultura, arte, ovviamente natura, e che abbiamo declinato in una campagna promozionale in cui diciamo mare e montagna, perché ovviamente in pochissimo tempo riusciamo a raggiungere nella nostra regione sia il mare che la montagna in un brevissimo tempo. Con ATIM lavoreremo molto a una programmazione nuova del 2025, dove abbiamo l'intenzione di portare principalmente la nostra regione sui mercati nazionali e sui mercati internazionali più importanti, quindi ovviamente Nord Europa, ma anche nuovi mercati tra cui appunto anche l'America, e quindi l'occasione per ATIM è di fare da sfondamento rispetto a mercati nuovi e portare turisti stranieri. Noi abbiamo una storicità sull'offerta turistica balneare importante, ma da sola non basta, bisogna e dobbiamo puntare anche su un discorso di destagionalizzazione, quindi di presentare un'offerta turistica che possa valere tutto l'anno, e per questo anche un forte impegno per valorizzare un turismo dei borghi, dell'entroterra, delle aree interne. Abbiamo fatto una legge sui borghi e uno degli elementi forti da questo punto di vista potrebbe essere proprio il concetto delle Marche terra di benessere e di qualità della vita. Vogliamo lavorare proprio nel cercare di trasmettere questo messaggio di una regione dove si vive bene, dove si può anche mangiare sano, una regione dove il turista si trova accolto come se fosse a casa propria, e in una dimensione anche ambientale, naturalistica importante, una regione sostenibile. Ecco, cerchiamo di lavorare sui nuovi elementi anche di un turismo che è attento all'esperienza, è attento al rispetto dell'ambiente, è attento a vivere anche in maniera immersiva determinate appunto realtà. Promuoviamo anche la nostra enogastronomia, i nostri prodotti possono essere un traino fondamentale anche per valorizzare e far conoscere il territorio, ovviamente le strutture ricettive fondamentali in questo discorso. Il TTG di Rimini è ormai diventato la principale fiera italiana del turismo, anche a livello internazionale tra le principali. Ovviamente noi con l'associazione Inside Marche Live, che conta una trentina di tour operator che promuove la regione e commercializza il prodotto e l'offerta delle Marche in Italia e nel mondo, non possiamo mancare, quindi siamo sempre presenti con tutti i nostri associati. Cerchiamo di lavorare in sinergia con le istituzioni pubbliche, quindi con la regione, i comuni e tutti gli ambiti territoriali. Questo perché, secondo noi, per poter promuovere il territorio nella maniera più efficace occorre lavorare insieme, pubblico e privato, facendo conoscere le nostre bellezze dal punto di vista culturale, paesaggistico, naturalistico, facendo capire che se si viene nelle Marche si troverà sempre qualcosa di nuovo e un'esperienza più interessante da vivere.